What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostenitore è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che la volta scorsa siamo riusciti a reclutare un nuovo alleato, la Lady Masako della famiglia Adachi, famiglia che purtroppo è stata sterminata dalla gente stessa del luogo. Motivo non si sa ancora ragazzi, non lo abbiamo ancora scoperto, ma nonostante tutto siamo riusciti ad aiutare Lady Masako a trovare il traditore, che era un monaco di nome Sogen, e promettendo di aiutarla comunque a vendicare i suoi cari, lei quindi ha ricambiato il favore promettendoci di essere al nostro fianco quando arriverà il momento di liberare il nostro zio. L'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, aveva appena avuto inizio un nuovo flashback, quindi stiamo ancora vestendo i panni di Jin, in questo caso assieme a suo zio. Quindi attualmente ragazzi dobbiamo seguire le tracce dell'orso assieme a nostro zio, quindi direi di andare. Esatto, ma gli scontri a Yarikawa ne hanno spinto qualcuno qui. Allora è colpa dei ribelli, per punirli dovremmo darli in pasto agli orsi. Non siamo barbari, Jin. Ben detto zio, ben detto, sono d'accordo. E vediamo un pochettino dove si è andato a rifugiare questo povero orso che è stato ferito da nostro zio, perché mi sembra avesse detto che era stato colpito da una delle sue frecce. Quindi vediamo. L'orso è inciampato qui, sta morendo. No, siamo più vicini. Ok, ci stiamo quindi avvicinando, ma che cosa dovremmo fare quindi a questo orso? Dovremmo finire di farlo soffrire? Preparati, Jin. Sì, zio. Oddio. Se è ancora vivo, posso colpirlo io? Dimostra di controllare le tue emozioni, poi forse. Ok, ce l'ha tanto questa questione del controllo delle emozioni, ragazzi. Solo che col sole in faccia non vedo una mossa. È morto. Attento, potrebbe essere vivo. Ok, meglio stare attenti perché non si può mai sapere. E questa lui va però. Questa freccia non era letale. E quindi che gli è successo? Zio, guarda, ha un taglio sul fianco. Non è una freccia. Ma che hanno fatto a sto povero animale? Un assassino! Da Yarikawa. Traditore! Avresti il coraggio di colpire il Gito alle spalle? Lord Sakai, controllati. Noi non siamo criminali come quest'uomo. Noi siamo samurai. Ha tentato di ucciderti. Deve pagare per questo crimine con la vita. Guardalo negli occhi e insegnagli che un samurai non agisce mai per rabbia o paura. E togligli la vita con onore. Siga, mi ha staccato la mano, ragazzi. Quando combattiamo, fronteggiamo i nemici a testa alta. E quando togliamo loro la vita, li guardiamo negli occhi, con coraggio e rispetto. È questo che ci rende samurai. Solo i codardi colpiscono nell'ombra. Ecco perché lui aveva ben fissa questa cosa, ragazzi, perché è tutto quello che gli aveva sempre insegnato lo zio. Jin, qualcosa non va. Troviamo tuo fratello. Beh, questa cosa fa fatica a farla. Usa tutti i sensi. Pensa e agisci come un ladro. Ok. È una
cosa che lui non ha mai fatto perché ha sempre fronteggiato i nemici da samurai. Ascolto attento, premi per usare ascolto attento e scorri i nemici in vicinanze muovendoti più lentamente. Ok, quindi anche qua abbiamo il senso del ragno, ragazzi. Voilà, ecco fatto. Perfetto. Trova Taka. Ok, quindi quando abbiamo ascolto attento ci muoviamo più lentamente, ma direi che possiamo uccidere questo qua direttamente. Ecco fatto. Poi ce n'è un altro qui, andremo ad ammazzare anche questo, sempre sperando che nessuno se ne accorga. Qua, grazie. Gli assassinare silenziosamente, ragazzi, ci dà pallini gialli, cioè perlomeno quella roba gialla che si accumula nei pallini. Passatemela così, insomma. Quindi, oddio. Chi è? Come cacchio ha fatto ad accorgersi di me? Scusa. Ciao, bello. Scusa, eh. Ma un po' fretta. Accidenti a me, mi dovevo far scoprire. Vedete, ragazzi, io non posso essere capace di fare cose stealth. Perché qua è chiaro che incomincia la fase stealth di questo gioco. Ah, non fa per me, c'è poco da fare. Devo stare più attenta all'ambiente che mi circonda. Accidenti. Prendiamo frecce, vediamo se qua dentro c'è qualcuno. Sembrerebbe di no. C'è la tenda che ci copre, provvista. Abbiamo i kunai pieni. In cunei li abbiamo ottenuti la volta scorsa, ragazzi. Possono essere estremamente utili, di sicuro, perché fanno barcollare i nemici. Quindi, magari in situazioni un pochettino più complicate, potranno essere utili. Ammazza! Che maialotto che vi siete cucinati! Povero maialotto, povero, povero maialotto. Allora, ferro! Finalmente, ragazzi, abbiamo trovato del ferro, delle provviste. Qua ci possiamo infilare sotto, altre provviste. Il ferro serviva per migliorare la katana, ragazzi. Allora, qua dentro già c'ero entrata, per cui direi che possiamo provare a procedere. Qua c'è un altro nemico, di là sembrerebbe non esserci nessuno, quindi avanziamo, 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 avanziamo. È l'ultimo goccetto della tua vita. Ecco fatto. Che fate con i nemici? Minchia, gli impalano le teste. Provviste, qua dentro c'è qualcuno. Sì, c'è qualcuno, ma non so se si tratta di Taka. Ma è morto o sta dormendo? Salve. No, mi sa proprio che è morto. Non sta dormendo. È un po' insanguinato, no, il poverino. No. Non è Taka. Ok, oh, bene. Grazie al cielo non è Taka. Qua ci sono delle provviste, me le prendo. E direi allora che dovremo trovare un'altra di queste gabbie per umani che hanno usato per i poveri prigionieri che capitano qui. Allora, qua dentro c'è un tizio che gira allegramente. Direi di entrare, di fare ciò. Mazzo, con che violenza, con che violenza. Già ci ha preso la mano, il caro Jean. Provviste, kunai pieno. Provviste, mica quante provviste, ragazzi. Troviamo provviste a go-go. Qua ne abbiamo delle altre. Qua dentro c'è un piccolo fossile. Altre 23 provviste. Ammazza, testimonianze. Ne hai una di 40. Oh shit. Ok, ok, ok. Quindi sono tipo dei collezionabili. Va benissimo. Altre provviste. Anzi, manufatti mongoli. Ok, un altro collezionabile. Tanto per cambiare. Ovviamente io non riuscirò mai a trovarli tutti, ragazzi. È fuori questione. Vediamo un attimino chi c'è qua intorno. Ok, ce n'è uno di qua, ragazzi. Vediamo se riesco là, ad avvicinarmi. Taka. Vediamo. Sarà no. Lui? Non è? Non è Taka. Ho capito, ma è vivo. Direi di liberarlo. Aspetta un attimo, fratello, che prima mi arrampico un attimino. Vedo se c'è qualcosa di utile qua sopra. Oddio, no, non c'è niente. Anzi, mi cacciano fuori dalla missione. Va bene, allora aprirò la gabbia. Abbi un attimo di pazienza, amico mio. Come siete finiti qui? Dobbiamo andare, parleremo più tardi. Ok. Forza. Non abbiamo tempo per le conversazioni. Scusa, amico. Riunisciti a Yuno. All'esterno del campo? What the fuck? E dove cacchio è tuo fratello allora? Schiss. Andiamo al fiume. Lì saremo al sicuro. Ma. Ok. Evidentemente viaggia con lui, abbandona il campo. Quindi evidentemente Taka non era qui. Non più. Me ne andai quando le razioni cominciarono a scarseggiare. Lord Shimura è stato catturato. Mi farebbero comodo altri guerrieri per liberarlo. Cerchi lavoro? No. Ma forse gli altri cappelli di paglia sì. Ho okay. Sentito che erano a caccia di mongoli nella prefettura di Tsutsu, accanto alla costa vicino alle praterie di Kishi. Tsutsu? Ok, scusa.
Scusate, ragazzi. Ma mi ha, insomma, fatto sorridere questo nome, davvero, davvero particolare. E quindi, vabbè, niente, questo tizio non si allea a noi, cioè, perché arriva Jin, così, uno sconosciuto. Ah, vuoi venire a morire per me? Cioè, anche no, grazie, amico. Fiori in guandità. E quindi dovremmo allora cercare di allearci con questi cappelli di paglia. Sì, ma dove andiamo a finire? Dove stiamo andando? Stiamo cercando mio fratello, un fabbro di nome Taka. Non lo conosco, ma molti prigionieri passano di qui. Ok. Mi chiedo di preciso cosa stiamo facendo, perché ci stiamo... Ok. Hai detto che trasferivano gli schiavi. Dove? Parlavano della baia di Azamo. E nell'ultimo gruppo c'era un fabbro. Giovane, con la barba. Di Yarikawa, mi pare. Meglio che non ti sbagli. Spero che troviate il fabbro. Okay. Taka è vivo, è alla baia di Azamo. La città ha una cinta muraria. Se attaccassimo senza un piano, lo metteremmo in pericolo. Ho un amico che forse è in grado di farci entrare. Trovalo. Prima salviamo Taka e prima salveremo anche mio zio. Jin. Taka ti forgerà qualsiasi cosa tu voglia quando lo avremo liberato. Ma dopo lasceremo l'isola. Hai visto cosa stanno facendo i mongoli qui? Lord Shimura può fermarli. Resta. Combatti per la nostra casa. Casa mia è dovunque andrò con Taka. Il mio amico vive nella prefettura di Azamo, al confine con Tsutsu. Ci vediamo lì. So che non è stato facile andare contro il tuo codice. Ho fatto quel che dovevo. Grazie. Prego, cara. È dall'inizio... Lord Shimura, tu meriti molto di più. Convinci la tua gente ad arrendersi e tu sarai un uomo libero. Ok. Mi fai solo perdere tempo. Uccidimi. Credi di aver perso tutto. Ma tuo nipote è ancora vivo. Jin. I miei uomini controllano le strade. Costruiscono accampamenti vicino alle tue città. Vedono ogni cosa. E lo troveranno. Bello Lord cattino. Sakai combatterà fino all'ultimo respiro. Come farò io. Tu tieni a lui, come tieni alla tua gente. Sei come un padre per loro. Abbandoneresti i tuoi figli? Non li condannerei mai alla schiavitù. Ok, ecco perché lo sta tenendo in vita, perché vuole provare ad usarlo. Ad usarlo per convincere la gente ad arrendersi, quindi ad evitare, insomma, altre rotture di balle in pratica. Solo che Lord Shimura è un samurai. Ok, prendiamo un bel punto tecnica, anzi ben due punti tecnica, ragazzi. Cioè, Lord Shimura, il caro zietto Lord Shimura, è un samurai con la S maiuscola. Quindi non si piegherà al primo Khan che arriva qui e vuole dettar legge. Quindi, andiamo un po', diario aggiornato. Ok, quindi attualmente, ragazzi, dobbiamo decidere se andare finalmente a salvare Taka, che tra l'altro sì, ci fabbricherà tutto quello che vorrà, ma poi Yuna... ha detto noi se ne andiamo, cioè ce ne andiamo per sempre, addio, arrivederci, io non voglio saperne più niente. Oppure se andare a reclutare i Ronin dei cappelli di paglia. Questo potrebbe essere interessante. Cappelli di paglia sono Ronin mercenari. Ok, dai modi alquanto rozzi, ma le loro lame potrebbero servirmi per salvare Lord Shimura. Devo cercarli e scoprire se sono in cerca di lavoro. Pare che diano la caccia ai mongoli nelle praterie di Kishi. Ok, questo potrebbe essere un alleato importante, ragazzi, anche se si tratta di mercenari. I mercenari sono un po' rischiosetti, come alleati, però se stanno dando la caccia ai mongoli, magari potremmo convincerli a stare dalla nostra parte. Quindi io direi che seguiremo il sangue sull'erba e andremo alla ricerca di questi benedetti Ronin. Quindi dobbiamo raggiungere le praterie di Kishi a 3 km da qui, ragazzi. Tra l'altro
Mi posso mettere questa bellissima, elegantissima fascetta bianca, che non so cosa fa, ma va benissimo, è molto più sex, così. Ok, qua possiamo anche, ragazzi, equipaggiare amuleti alla nostra catena, tipo i castoni sulle armi di God of War. Bellissime queste similitudini. Quindi dobbiamo fare un bel viaggetto, signore e signori, un gran bel viaggetto, un viaggetto di 3 chilometri. One eternity later. Ok, ragazzi, dopo 30 secoli direi che, oddio, dovrei essere estremamente vicino. Non sono preciso dove, ma dovrebbe essere qua. Ormai sono arrivata. Ok, eccoci qua, ragazzi, perfetto. Vediamo un pochettino con chi dobbiamo parlare. Le praterie di Kishi. Pare che i cappelli di paglia siano in zona. Ok. Convoglio mongolo, colto di sorpresa. Forse sono stati i cappelli di paglia. Beh, probabilmente sì. Ispezioniamo il carro in fiamme, vediamo un po'. L'attacco è partito da qui. Non è stato un mongolo da solo. Ok. Benissimo, e qua inizia ufficialmente anche quest'altra missione. Ci sono altri corpi più avanti. Ok, allora seguiamo le tracce, ragazzi. Seguiamo la scia di sangue e vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Vabbè, frecce pieno. Basta seguire i cadaveri. C'erano i bambini che lasciavano le bricioline. Questi lasciano i cadaveri come scia. Mi pare ovvio, ce n'è uno che è ancora vivo. Stava tentando di scappare. Agonizzante il... Diamogli il colpo di grazia, insomma. Risparmiamogli un altro pochettino di sofferenza. E devo andare qua? Suppongo di sì. Il mio istinto mi dice di andare di qua, ragazzi. Vedo delle fiamme là in fondo. È successo un bel macello, eh? Ah no, mi sono proprio sbagliata. C'erano delle fiamme perché era il territorio mongolo. Perfetto, vorrà dire che andrò dall'altra parte allora, eh. Grazie, ragazzi, grazie. Ok, qua ci sono altre strisce. Wow, con questa luce così bella. Sì, ma allora, di preciso, controlla la zona di ricerca. Cos'altro devo controllare? Che qua ci stanno soltanto i cadaveri. Ah, di qua. Mamma mia, se non sono capace manco di seguire un obiettivo, andiamo proprio bene. Un cappello di paglia, ma tu guarda un po'. Quale migliore indizio? Jin. Jin Sakai. Ryuzo. Ah, lo conosci? Ok. Sembri uno spaventapasseri. Anche tu non sei un fiore. Mi ridai il cappello? Ora fai il mercenario? Guerriero di professione. Forse puoi aiutarmi. Cerco il tuo capo. È morto a Komoda. Ah, pure lui. Anche tu eri lì. Ho perso tanti amici. Come tutti. E possiamo vendicarli se collaboriamo. Aiutami a salvare Shimura. È vivo. I cappelli stanno male. Hanno fame. Non posso fargli rischiare la vita per un uomo. Un uomo? Anche se può darti ciò che vuoi. Quando libereremo il paese, Lord Shimura ti pagherà il prezzo che vuoi. Ai miei potrebbe interessare. I tuoi? Mi occupo di loro. Qualcuno deve farlo. Siamo d'accordo? Ci penserò su. Mi devi dare la tua risposta ora. Ok, con Brondo. Molto bene. Ehi! Cattivissimo. E l'altra volta, ragazzi, avevo comprato questa abilità qui. Seri confronti. Dopo aver vinto un confronto, altri nemici accorreranno verso di te. Aspetta che brandiscano le loro armi prima di attaccare.
questo è per Komoda. Senza pietà. Quindi per il secondo attacco non devo tenere premuto, basta solo attaccare al momento giusto in pratica. Ok, approfittiamo adesso che gli abbiamo rotto la guardia. Shit. Gnacca. Salve. Quindi devo cercare sempre di non confondermi con i comandi di God of War, ragazzi, perché è una condanna quella di giocare due giochi contemporaneamente. Quanti siete, eh? Vedete, per esempio, continuo a premere X per fare la rotolata come in God of War, quando invece devo premere cerchio. Oddio. E colpisci i tuoi amici, no? Ok, mi devo ricordare che ho i kunai. Eccolo qua, la comodità. La comodità anche contro questo enorme. Perfetto. Qua ci ha aiutato il kunai, ragazzi, eh. Quindi abbiamo un amico. Abbiamo un amico fra i cappelli di paglia, ragazzi. Capire uccidere per sbloccare la forma dell'acqua. Me ne manca uno, ragazzi. Così sbloccheremo questa benedetta forma dell'acqua. Chi altri c'è? Ci siete voi. Tua sorella, mannaggia. Vieni qua, bello. Ok. Chi altro c'è? C'è il grossone. Non ho più kunai. Ah sì, ce l'ho. Certo che ce l'ho. Whee! Mi piacciono sti kunai. Aspetta, amico, che ti do una manina, eh. Ok. Sei migliorato. Fatto. E a te? È cresciuta la barba. Beh certo, amico, sono diventato un uomo anche io, eh. Che ti credi? Hai pensato alla mia offerta? I cappelli di paglia non possono salvare tuo zio. È già un'impresa sopravvivere. Davvero? Moriamo di fame. Ero andato a caccia di cibo. E ora torno dai miei uomini a mani vuote. Ma non da solo. Portami all'accampamento. Per strada penseremo a qualcosa. Come ai vecchi tempi. Ok, quindi magari troveremo qualcosa da mangiare. Quando ci siamo visti l'ultima volta? 2 estati fa, al torneo di Lord Nagao. Al termine del torneo ti venni a cercare. I cappelli ci videro combattere. Gli servivano rinforzi. E accettai. Dove eri a Komoda? Perché non mi dicesti che eri a Komoda? Eri occupato con gli altri Lord Samurai. Io ero a bere insieme ai miei uomini. Dovevamo bere insieme prima della battaglia. Sì, certo. Che è un tono sarcastico o che cosa? Siamo amici oppure no? Su, via, dai, aiutami a salvare il mio zietto. Per favore. Un altro carro. Potremmo recuperare qualcosa. Andiamo un po', magari c'è qualche salatino, muschi, licheni. Un samurai! Lui non è un samurai, figliolo. Guarda qua, guarda questa armatura così sgargiante. Era il tuo carro? Sì, signore. I mongoli hanno preso il cavallo e il riso. Sei fortunato a essere vivo. Da che parte sono andati? Verso Forte Ohira. Oh no. Rifugiati al Tempio Dorato. Di agli altri di stare lontani. Sì, mio signore. Ok. Proseguiamo. Siamo quasi arrivati. Va bene, ma andiamo a cacciare quelli che hanno rubato il riso. Oppure raggiungi il campo. L'offerta è ancora valida. Aiutami a liberare Lord Shimura e lui ti darà tutto ciò che vuoi. E cosa potrebbe mai darmi? Che cosa vuoi? Dimmi il prezzo. Sake a vita. Nient'altro? Un posto per berlo insieme ai miei uomini. Sì, serio, Ryud. So che non vuoi essere un semplice mercenario. Sono passati 3 anni, Jin. Le cose cambiano. Non deve essere stato facile tenere uniti i cappelli di paglia dopo Komoda. Come ci sei riuscito? Ho detto loro che nessun altro ci avrebbe salvati. Vero. Un tempo ci credevo, ma ora la fiducia comincia a vacillare. Quanti uomini hai? Siamo stati dimezzati, ma ci consideriamo ancora un piccolo esercito. Perché? Il contadino ha visto i mongoli dirigersi a Forte Ohira col suo riso. Credi portino lì le scorte? Probabile. Hai qualche idea? Inizio ad averne una. Il bravo Jin ha le idee geniali. Salve, buon uomo, buongiorno. Mi conoscete? Tanto sembra che mi conoscano tutti. Non vedo cibo. Gente, si vede che lui è un vecchio samurai, amico, Lord Sakai. Ryuzo mi ha spiegato la situazione. Voglio aiutarvi.
Non hai trovato cibo? Il piano è attaccare forte Ohira e recuperare il cibo rubato dai mongoli alla nostra gente. Un forte? Ci uccideranno! Dacci un momento. Seguimi, Jin. Sì, arrivo. Ragazzi, cioè, in sta vita dovete decidere da che parte stare, su via. Dovevi parlarmi del tuo piano prima di dirlo ai miei uomini. Volevo dare loro speranza. Spetta a me. Non volevo offenderti. Fa niente. Scusa, fratello, mi sono fatto avanti perché... Di qua, Jin. Tu ti tubavi e pensavo si dovesse far qualcosa. Per lottare con noi dovrai confonderti tra i nostri cappelli. Ho un'armatura che dovrebbe starti bene. Senza pidocchi, spero. Sempre a mettere il dito nella piaga, eh? L'armatura è nella cassa. Le pulci può anche tenersele. Un attimino, fammi vedere. Com'è? Lì già non c'è cibo, ci sono provviste dappertutto. Quindi adesso mi devo cambiare pure l'armatura. Ma questa mi piace così tanto. Va bene, dai. Prendiamo sta armatura. Tutta un'armatura sta qua dentro. Mazza. Formato tascabile. Non sei bello quanto me, ma... non sei male. Dovremmo controllare il forte, cercare i punti deboli. Ci penseranno i miei uomini. Siamo d'accordo? Procuraci quel cibo a forte Ohira. Poi noi libereremo tuo zio dai mongoli. Ok. Grazie, Ryuzo. Basta che ricordi chi guida i cappelli di paglia. Non mi sognerei mai di sostituirti, amico mio. Partiremo prima noi. Incontriamoci al vecchio cimitero. Ci vediamo là. Ok, molto bene, davvero molto bene. Quindi l'accordo è stipulato. Recuperiamo il cibo a forte e lui ci aiuta con il nostro zietto. Attualmente abbiamo 3 punti tecnica, ragazzi. Mi piace. La missione non è che è finita qui, però. Indossata da coloro che vivono e muoiono all'insegna dell'arco della spada. Uniforme Ronin, ragazzi. Eccola qua. Devo dire che ha il suo fascino. Questo color grigio mi piace. Il cappello mi convince un po' meno, ma va benissimo lo stesso. Cappelli poi l'ha consunto, potrà anche aver visto giorni migliori, ma di certo ha diverse cose da raccontare. Ok. Di certo che non ripara dalla pioggia. Si parte. Voi andate, quindi? Andate? Va bene, allora ci vediamo. Volevo al chiederti vecchio, una cosa prima. Al vecchio cimitero. Dimmi, caro. Aspetta un attimo. Fammi raccogliere kunai, lino, provviste. Scusate, ragazzi, vi derubo di tutto. No, il cavallo non lo voglio. Non lo voglio, grazie che c'ho il mio, Volevo questo cuoio, perfetto. Dimmi, fratello. Chiedi pure. Come sei scampato, accomoda. Sono vivo per miracolo. Una contadina mi trovò sul campo di battaglia e si prese cura di me. La tua solita fortuna. Tu e i tuoi uomini, invece? Fuggimmo. Fa quel che devi per prepararti. Ci vediamo al vecchio cimitero. Va bene, amico, va bene. Al vecchio cimitero, quindi, che di preciso. Attiva le configurazioni dell'armatura nelle opzioni di gioco per assegnare amuleti, oggetti decorativi alle armature e creare configurazioni personalizzate. Che vuol dire attiva le configurazioni dell'armatura? Ora sono disponibili racconti mitici. Cerca i bardi per ascoltare i racconti su tecniche leggendarie e tesori dimenticati. Interessante. Altre cose secondarie, immagino. Raccogli manufatti per apprendere ulteriori informazioni sui mongoli. Molto bene. Ecco qua. Ok. Quindi bisogna attivarla se si vogliono creare delle armature personalizzate. Va bene, allora per ora penso che resterò così, ma intanto dobbiamo andare all'antico cimitero, ma di preciso dov'è? Sarà qua vicino, suppongo, cioè non credo che ci saremmo dati appuntamento a 7 km da qui, almeno mi auguro, insomma. Fatemi vedere un attimino, ragazzi, mi guardo intorno, intanto ammiriamo questo bosco meraviglioso, che pace. Ma qua ci sono dei fiori, forse l'antico cimitero è di qua. C'è una stradina che conduce qua sopra, deduco io, almeno spero, perché sennò non ho la minima idea di dove andare. Ci siamo? È questo. Non so, cioè, a me questo sembra un cimitero. Il problema assorta è...
Perché questi sono qui? Mamma santa, raga. Ok, ok. Due kunai, due nemici barcollanti. Va bene, questo è stato fatto fuori, a posto così. Salve, salve zio. Niente, sono arrivata troppo tardi. Ah, ha colpito l'amico. Questa te la farà pagare, mi sa, eh. O forse no, perché l'ho fatto fuori. Dojo no. Spezziamo guardie, come se non ci fossero domani. Ok, fuori quest'altro. Salve amico. Ui, Muppet. Questo c'è la guardia pesante, ragazzi. Assoreta. Ok. E via giù. Perfetto. Sì, scusate, scusate. Adesso arrivo da voi, eh. Oh, io credo che questo sia il posto giusto, ragazzi. Almeno mi auguro. Chi manca? Ah, eccoti qua. Arrivo, bello mio, bello mio. Arrivo, bello mio. Ecco qua. Il primo colpo lo devo sempre mancare, ragazzi. È abbastanza ridicola sta cosa. Va bene, colpo di grazia, grazie. Recuperiamo un po' di vita, visto che sono stata capace di farmi colpire anche in questo caso. Provviste, grilli canterini. Ne hai uno di 20. Grilli canterini? Perché dovrei raccogliere grilli canterini? Comunque, questo io non so se può essere definito cimitero, in effetti. Però vabbè, in ogni caso qua non vedo cose da fare, ragazzi. Ok, allora, dovrebbe essere qua di regola, visto che l'obiettivo è stato messo qua. Il racconto di Ryuzo mi conduce da Ryuzo, quindi sì, raggiungi Ryuzo al cimitero di Takuzudama. Benissimo, andiamo Sora, andiamo al cimitero di Takuzudama. Per fortuna che è abbastanza vicino, ragazzi. Ok, la strada dovrebbe essere di qua. Mi auguro di non sbagliarmi, perché a volte, ragazzi, poi ci sono pareti rocciose che non possono essere ovviamente scalate, quindi la cosa diventa un pochettino difficoltosa. Vediamo un po'. Dovrebbe essere di qua. Speriamo di non precipitare. E infatti, ecco qua, vedete poi che succede se sbagli strada. È difficile poi riuscire a scendersi senza farsi male. Malissimo, malissimo. Ecco qua, siamo arrivati, ragazzi. Cimitero di Takuzudama. Perfetto. Il mio cavallo quasi si rompe le zampe. Probabilmente nella realtà sarebbe morto, ma va bene lo stesso. Siamo qui apposta. Apposta per questa. Allora, sarà il cimitero. Sì, 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 ci siamo, infatti. Aspetta, io non so manco se qua in effetti possiamo entrare col cavallo, ma siccome noi siamo Jin Sakai, entreremo lo stesso col cavallo. Eccoci qua. Eccomi, amico. Amico, sono arrivato. Bene, sei qui. Allora, pronto a procacciarci un po' di cibo? Sì, diciamo di sì. Sono tutti qui? Chi è ancora in grado di lottare? Gli altri sono troppo affamati o malati. Spero basteremo per assalire il forte. Prendere quel cibo sarà più difficile che vedere un ciliegio fiorire in inverno. Mm-hmm. Molto c'è bene. C'è sempre una soluzione. E spero non uccida metà dei miei uomini. Non è molto fiducioso il nostro amico Ryuzo. Quindi adesso fatemi capire, dobbiamo farci le chiappozze per riuscire ad entrare qua dentro e a recuperare il loro stupido riso. Segui Ryuzo a forte. Parecchi soldati. È un segnale in cima alla torre. Se arrivano rinforzi dalla baia saremo come topi in trappola. Ci faranno a pezzi. Tienimi d'occhio e quando avrò distrutto il segnale, attacca. Ti uccideranno. Se succede, vendicami e fa razzia di cibo. Non fa ridere. Beh, no, non fa ridere. Dobbiamo vedere quali sono i punti deboli di sto posto, in effetti. Ok. Tieni d'occhio la torre. Come vuoi. Ok, farò di Tsutsu. Siamo a Tsutsu, ragazzi. Bisogna evitare che venga dato l'allarme. Allora, visto che si tratta di una fase che sarà sicuramente dedicata allo stealth, quindi senza ombra di dubbio servirà un pochettino di tempo per farlo, ragazzi, direi che per oggi possiamo fermarci qui. È stato bello, ragazzi, poter capire per quale motivo il Khan tiene ancora Lord Shimura in vita. Ovviamente spera di potersene servire a proprio vantaggio. Ha anche provato a ricattarlo dicendo: ah, guarda che Jin, noi lo
teniamo sott'occhio. Guarda che te lo ammazzo, il nipote. Però Shimura di certo non si fa piegare da questo. In ogni caso, dobbiamo ancora riuscire a trovare Taka, ragazzi, fratello di Yuna. Nonostante oggi abbiamo provato a cercarlo, ma non ci siamo riusciti. E intanto abbiamo scoperto un vecchio amico, Ryuzo, che è diventato capo dei mercenari Cappelli di Paglia. Cioè, wow, adoro. Quindi vedremo di riuscire a completare questa missione la prossima volta per far sì che i Cappelli di Paglia si uniscano alla nostra missione. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Yubdosh a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!